Medici, missionari, laici, in queste ore in molti stanno dando la vita per salvare quella degli altri, persone che non si risparmiano per stare accanto ai malati, un coraggio che fa venire alla mente la storia dell'infettivologo Carlo Urbani, che nel 2003, nel pieno dell'epidemia di SARS, individuò la sindrome, salvò la vita di numerose persone, ma perse la sua a 47 anni. Una vita coraggiosa, spesa senza mai tirarsi indietro, come ha spiegato Lucia Bellaspiga, inviata di Avvenire, che ha scritto una biografia documentata di Urbani. Questo suo modo di fare il medico, però, sottolineerei subito che era innanzitutto il modo di essere cristiano di Carlo Urbani. Cioè lui non era solo un grande scienziato, prima di tutto era un grande credente, che diceva: io vado armato di bisturi, armato della mia scienza medica nel mondo, però soprattutto armato di Vangelo. Come i tanti medici di oggi, infermieri, personale sanitario e volontari, io li considero proprio i santi del quotidiano, quelle persone che, dicendo un sì continuo a quello che ritengono essere il loro senso del dovere, alla fine applicano proprio quella santità che è richiesta a tutti, che non è quella che vediamo sugli altari, ma che vediamo appunto nel sacrificio quotidiano. Lucia Bellaspiga ha lanciato una raccolta fondi per l'acquisto di 10 respiratori a nome di Carlo Urbani. Tutti possono aderire, compiendo così un grande gesto di solidarietà. Ad oggi sono stati raccolti quasi 5.000 euro. La trova su Facebook, sulla mia pagina. Abbiamo messo questa piattaforma GoFundMe, come tanti altri, insomma, però la particolarità è che questi 10 respiratori saranno proprio dedicati a Carlo Urbani e andranno negli ospedali che ne avranno più bisogno.